Bentornati con il calcio Twitch Channel, puntati sul europeo in Polonia e Ucraina. Sarà l'Inghilterra il prossimo avversario dell'Italia nei quarti di finale, domenica sera alle 20:45 a Kiev. L'Inghilterra ha vinto infatti ieri il gruppo D grazie al successo sull'Ucraina con il gol di Wayne Rooney, che era tornato a disposizione di Houghton proprio nel match contro i padroni di casa che escono di scena. Secondo posto per la Francia. Vediamo allora il quadro completo degli abbinamenti dei quarti di finale di questo europeo che entra nella sua fase decisiva. Oggi turno di riposo, si tornerà a giocare il 21 giugno, quindi domani, con Repubblica Ceca Portogallo. Andiamo in grafica con Leonardo Cesaroni, Germania Grecia il 22 di giugno, quindi il giorno dopo Spagna Francia, non ci sarà un attimo di sosta. L'Italia tornerà a giocare, come dicevo, domenica sera 24 giugno contro l'Inghilterra. Nei 22 confronti diretti siamo in vantaggio con 11 successi. L'ultimo incontro risale alla qualificazione dell'Europeo del 96. Affrontammo l'Inghilterra anche nella finale del terzo posto dei Mondiali 90, vincendo con un gol decisivo di Totò Schillaci. Dunque l'Italia affronta l'Inghilterra di Houghton, che era partita non benissimo con un pareggio stentato con la Francia, poi il crescendo dei britannici, la vittoria sulla Svezia e quindi il successo di ieri con l'Ucraina. Possiamo rientrare, tra poco andremo anche sulle immagini del gol splendido di Ibrahimovic che ha battuto con la sua Svezia la Francia di Blanc, apparsa sottotono. La Svezia ha chiuso con grandissimo onore questo europeo nonostante la sua eliminazione. In fondo gli svedesi meritavano qualcosa in più, forse anche nella sconfitta rocambolesca contro l'Inghilterra nel secondo match del gruppo D, vincendo poi ieri 2-0 con gol di Ibrahimovic e Larsson. Ma Ibrahimovic è stato il grande protagonista, ha segnato con un gran destro al volo nella ripresa.